Bentornati alla Libreria Istituti Nuovi. Siamo di nuovo online in questo primo video del 2022. Le vacanze sono già un ricordo per chi le ha fatte, magari tra una quarantena e l'altra. E in men che non si dica, siamo già giunti a metà gennaio. Potreste pensare che dopo la scorpacciata degli ultimi giorni di fine anno, questo mese possa riservare poche sorprese e invece abbiamo tante nuove uscite interessanti. Vediamone insieme qualcuna. Il primo libro che vi proponiamo è Romanzo di un naufragio di Pablo Trincia. A 10 anni esatti dalla sera del 13 gennaio 2012, quella in cui la Concordia urta gli scogli vicino all'isola del Giglio, finendo sotto i riflettori del mondo intero, Pablo Trincia racconta lo splendore del divertimento a bordo e il trauma dell'impatto, lo smarrimento e la lotta per la sopravvivenza delle 4.000 e più persone sulla nave. I conflitti e le alleanze generati dalla tragedia sono ricostruiti attraverso testimonianze uniche, come quelle dei sommozzatori o degli abitanti del Giglio. L'innegabile bravura e la passione di Trincia per le storie, quelle con la S maiuscola, fatte sì di errori, di processi e di condanne, ma anche di coraggio, di umanità e di altruismo, non vi deluderanno. È appena uscito il nuovo libro di Kawaguchi Toshikatsu, Il primo caffè della giornata. Se ancora non sapete che nel cuore del Giappone c'è una caffetteria speciale, un luogo che serve un caffè intenso ed avvolgente, capace di evocare emozioni e sentimenti lontani, beh, ve lo diciamo noi. Basta accomodarsi e gustare il caffè con calma, un sorso dopo l'altro. L'importante è fare attenzione che non si raffreddi, per nessuna ragione. Con il suo nuovo libro, lo scrittore giapponese invita i lettori a scoprire che la felicità si nasconde ovunque se solo impariamo a guardare con il cuore. L'importante, ovviamente, è avere una tazza di caffè in mano. Di tutt'altro tenore, senza dubbio, è Annientare di Michel Houellebecq. Lo scrittore francese, contemporaneo più noto e rilevante, torna in libreria e suscita nuovamente grande clamore. Proiettato nel futuro prossimo del 2027, il romanzo inizia con una serie di episodi intensi e frenetici, che gli donano i connotati del thriller politico sapientemente miscelato a riflessioni sulla morte, sul potere, il declino dell'umanità. Nel libro troviamo oltretutto i temi cari ad Houellebecq, quindi sesso, violenza, dolore e desolazione. Ma questa, ed è una novità che ai lettori più affezionati potrebbe far storcere il naso, troviamo anche un piccolo raggio di luce, una speranza, ovvero l'amore di coppia. Come ultimo libro vi proponiamo un esordio, che è allo stesso tempo un thriller e un romanzo d'avventura. La stazione di Jacopo De Michelis. Ambientato nel 2003, il romanzo ruota intorno alla stazione centrale di Milano. Vi ritroverete immersi nei suoi sfarzosi saloni, nelle pieghe dolorose della sua storia, ma soprattutto nei suoi labirintici sotterranei, dove più misteri sembrano sfiorarsi, indipendenti, senza immaginare il comune denominatore che li lega. L'autore è un nome noto agli addetti ai lavori nell'editoria, traduttore, curatore di antologie e consulente editoriale, e su Instagram è anche molto seguito in veste di fotografo. Bene, per queste prime interessanti novità dell'anno è tutto. Se volete altri consigli, vi consigliamo, vi suggeriamo di seguire i nostri canali social, così come il nostro sito web, oppure ovviamente di passare direttamente in libreria. Bene, è davvero tutto. Vi ringrazio per averci seguito e buona settimana.